musica. Quale musica? A far l'amore comincia tu, della Carrà. Ma la Carrà sta cominciando la conferenza stampa. Andiamo! Fare la giurata per me è fantastico, perché io i corti non li ho mai visti. Questi 21, ma che mi succede? Questi 21 corti però li ho visti due volte tutti, per capire bene, fino in fondo, che cos'è un corto. Alcuni sono più lunghi, alcuni sono brevi. E mi ha affascinato una cosa, di alcuni le immagini. Adesso non posso dire chi, perché sennò direi le mie preferenze, delle immagini straordinarie. Di altri la sceneggiatura. Ce n'è uno che da una frase parte tutta l'idea. Bellissimo. I corti, questi sono i corti dei giovani. Bellissimi. I corti d'autore hanno che c'è più grinta, più personalità, più esperienza, e anche quelli sono molto belli. Gli italiani si difendono benissimo, secondo me, in questa selezione. Ed è molto bello il titolo, Vita, valore di una scelta, nel senso che tutti questi comunque parlano di vita, una vita vissuta in un modo o in un altro, comunque voglio dire, è un bellissimo tema, sono molto contenta. Il mio amore col cinema, pur avendo fatto il centro sperimentale di cinematografia, in realtà non si è mai sviluppato, ma non mi dispiaceva neanche tanto. Ma io giorni fa ho parlato con Marco Bellocchio, che io ho intervistato varie cose, cioè, e mi è venuto in mente che lui, o ho capito male io, mi ha detto che per i pugni in tasca aveva pensato a lei. Assolutamente sì, mi ha portato, eravamo al centro sperimentale, mi porta questo pacco di fogli che era la sceneggiatura, no? E mi fa, mi fai questi pugni in tasca? Io ho letto un po', non ho capito niente. Sono andata a casa e dico, mamma, mi hanno chiesto, ma c'è uno che si butta con la testa nella vasca da bagno, si affoga nella vasca da bagno? E non ho capito niente, veramente. E mia mamma fa, ma tu studia, che te ne frega? A parte che lei non voleva che facessi sto mestiere, ma è un'altra cosa. Ma che te ne frega? Film premiatissimo, numero uno, l'ha fatto la mia amica Paola Pitagora. Però poi una rivincita l'ha avuta. No, ma sono contenta per lei, perché in realtà io non l'ho capito. E poi la sua canzone è andata nel film di Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza, e ha contribuito all'Oscar. Noi abbiamo veramente un rapporto molto carino dopo questo incontro, perché le mie non sono interviste. I giornalisti sono molto più bravi di me a fare domande anche un po' piccanti. Io faccio conversazioni. E infatti un po' l'ho sgridata, guarda, però la mia canzone tu l'hai usata in un modo non così esaltante, e tutti drogati, tutte mignotte, tutte cose. No, io non vado da nessuna parte, e si riferisce come un matto, e dico 7 minuti di canzone, quindi la base dell'Oscar, un angolino, le devi dare a... come si chiama? No, Chris, aspetta, Chris è il suo nome vero. A Bob Sinclair, quello nome d'arte, e a me, tra tutte e due abbiamo un angolino. Ma se io non gliela volevo dare la canzone? E lui, mentre facevamo l'intervista, in una pausa che cambiavano le luci, mi fa, dico, sai che non ti volevo dare a fare l'amore? E lui mi fa, lo so, e io ho combattuto come un pazzo per averla. Perché non mandava di mettere questa canzone dentro ai film, ma non sapevo né che fosse La Grande Bellezza, né che fosse Paolo Sorrentino, che dopo che ho visto Il Divo mi sono veramente innamorata della sua regia, del suo modo di fotografare, un grande fotografo, un bravissimo. Non te la vado a dare. Allora, ci ha messo, credo, un anno. Cioè, un altro cambiava la canzone. No, voleva proprio. Teneva proprio. Alla fine, bene, con il mio avvocato che insomma si occupa dei miei contatti, dico, vabbè, Lorenzo, e diamogliela. Ma a chi la diamo? E lui fa, Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza. Dico, cazzarone, me lo potevi dire? Ma hai fatto patire per un anno con tutte queste domande, le cose, che io fosse un filmettino commerciale, che ne so, non mi ha detto niente. Già, è vero, lo trovi.